Il 3 maggio in casa Windsor, ennesimo scossone. Questa volta ci ha pensato Tina Brown, ex direttrice del New Yorker, con il suo libro bomba sui segreti, i vizi e i conflitti di Casa Reale. Il volume vanta la testimonianza di ben 120 persone che fanno parte dell'entourage della famiglia reale ed è ben ricco di curiosità e stranezze. Per la Brown, il principe Carlo è davvero poco adatto a diventare re. Descritto come un insicuro alla continua ricerca dell'approvazione materna. Un ex maggiordomo avrebbe raccontato alla Brown delle sue assurde richieste, come quella di farsi stirare i racci delle scarpe, il cambio d'abito 5 volte al giorno, il pigiama da stirare tutte le mattine. Non si presenterebbe mai ad una cena senza il suo cibo, come non viaggerebbe mai senza il suo coprivater personale. A palazzo lo chiamano il principe viziato. E poi si parla dell'odio di Harry per il padre, delle liti furibonde fra fratelli, dettate dalla gelosia e terminate con un oceano a dividerli. In 500 pagine vengono rivelati piccoli segreti, come ci sono in tutte le famiglie, fino ad approfondire veri e propri scandali, come la discussa amicizia del principe Andrea con Epstein e il suo burrascoso rapporto con donne e giustizia. Anche Meghan e Kate sono finite sotto la lente della Brown. Dall'arrivo di Meghan, che ha sconvolto la vita di palazzo, fino alla vita segreta di Kate, che scorrazza per musei in notturna per soddisfare la sua sete intellettuale. E ce n'è anche per sua maestà, descritta come algida madre e nonna anaffettiva. Ma nella biblioteca di palazzo troverà mai spazio questo libro?